Buongiorno, Gabriele Maio, stagliatardini.com. L'altro giorno Donadoni, spiegando la mossa di aver posizionato lei, Valdés, a metà campo, ha detto che aveva avuto un sogno, quasi fosse Martin Luther King. Però era una folgorazione che si perdeva già così, nella notte dei tempi, perché una volta ci aveva già spiegato qui in questa sede, dopo la partita con il Chievo, che ci aveva già mezzo pensato in quell'occasione di metterla in campo al posto di Galloppa quando si era fatto male e invece poi era entrato Gobbi. Ecco, se ci può spiegare un po' così come si è trovato, le sue caratteristiche, se si possono adattare a questo tipo di nuovo ruolo. Un ruolo nuovo per me, non l'avevo mai fatto in partita, ma in allenamento avevo provato qualche volta. All'inizio della partita è stato un po' difficile trovare la giusta posizione, ma piano piano mi sono adattato, ho cercato di dare il massimo in quella posizione. Credo che con l'aiuto dei compagni ho fatto bene. Qui dietro Paolo Grossi della Gazzetta di Parma gli ha dato 6 quel giorno nella pagella, però rimarcando come sia andato particolarmente bene, salvo perdere poi 2 palloni pericolosi verso il finale della partita. Non sapevo la nota, non guardo il giornale dopo le partite, io ero tranquillo, la squadra ha fatto bene, peccato che non siamo riusciti a vincere. Poi il ruolo lì è una zona particolare, molto difficile, devi stare molto attento, ogni palla persa in quel posto lì del campo è sempre a rischio, per cui ho perso 2 palloni ma ho recuperato tanti, per cui sono stato contento di quello che avevo fatto. E ci sarà la possibilità di un replay immediato, anche considerando la squalifica di Morrone, vabbè che torna Musacci. Sono tranquillo, io sono a disposizione del mister, sta lui a decidere, io sono disponibile a fare il ruolo che mi chiede lui, io sono venuto qua con tanta voglia di giocare, tanta voglia di mettermi a disposizione dei compagni del mister, per cui io sono tranquillo, poi sa lui decidere dove giocare. Ciao, Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Ma quanto è difficile adattarsi per uno che, giocando attaccante esterno, ha come priorità puntare l'uomo, saltarlo in dribbling, andare al cross o accentrarsi, andare al tiro, giocare invece in un ruolo dove devi fare cose tutte diverse, anzi il dribbling è forse una delle ultime cose da fare. Bisogna proprio cambiare mentalità completamente. Sì, come ho detto, all'inizio della partita ho avuto un po' di difficoltà, ma con le mie compagni mi sono adattato velocemente, per cui ho un po' di esperienza, ho tanti anni in questi campionati, per cui già sapevo lo difficile che è coprire quel ruolo lì, è sempre una posizione a rischio, per cui ho cercato di fare le cose semplici. È normale che le mie caratteristiche sono più offensive, ma sono trovato bene, abbastanza bene. A Bergamo troviamo una squadra che fa della determinazione, della grinta, della compattezza il suo punto di forza, tant'è che si è sciroppata subito la penalizzazione, diciamo, è ritornata in acque di classifica tranquille. È un po' questa prerogativa, visto che conosci bene l'ambiente, di avere questa grinta, questa fame di risultato a Bergamo, c'è un po' sempre stata. Sì, penso che l'ambiente aiuta moltissimo la squadra in questa determinazione, soprattutto che hanno partito con la penalizzazione. Stanno facendo bene, stanno facendo un grande campionato, ma noi siamo in un buon periodo, stiamo giocando bene, non siamo stati i risultati che ci hanno accompagnato, ma penso che sarà una partita alla pari, noi andremo là per fare il risultato. Michele Angella, Teleducato, a proposito proprio di Atalanta, una squadra che finora ha sempre giocato nello stesso modo, un 4-4-2 proprio molto classico, secondo te dove la si può attaccare? Magari il Parma con un centrocampo a 3 potrebbe avere la superiorità lì nel mezzo. Noi
da oggi cominciamo a preparare la partita, sappiamo che loro sono una squadra aggressiva, compatta, per cui dobbiamo stare molto attento, dobbiamo fare, come dici tu, la superiorità numerica al centrocampo, se mi si decide di giocare a tre, per cui penso che soprattutto dobbiamo essere aggressivi e stare molto attento in difesa e trattare di gestire bene la palla e le occasioni che ci capitano e fare gol. Senti, rientra Musacci dalla squalifica, però immagino che Valdés il posto lì non lo voglia abbandonare. E ti candidi per una conferma? Quello sta a noi per decidere, io sono a disposizione. È normale che se mi chiedi, io voglio continuare a giocare, ma quello decide la mista. Dal punto di vista fisico come ti trovi? Perché dopo qualche mese insomma, hai giocato poco, l'impressione che hai dato soprattutto nell'ultima partita è che la gamba ci sia, mi sei sembrato molto più pimpante soprattutto nel finale quando sei trovato nel tuo ruolo. No, fisicamente sto bene, da parecchio tempo che sto bene, non ho avuto la fortuna di giocare tantissimo perché quelli che stanno giocando stanno facendo bene. Sono tranquillo perché mi alleno bene, poi Sanni se decide di farmi giocare 5, 20 o tutta la partita, per cui vediamo come va domenica, io ci tengo a giocare, a far bene, ma soprattutto per dare il mio contributo alla squadra. Il Parma ultimamente ha un problema, forse quello di creare occasioni da gol. A questo proposito, come vedresti contro l'Atalanta, che poi avrà anche dei problemi di difesa, comunque una difesa piuttosto lenta, un attacco come quello che ho visto nella parte finale mercoledì, quindi tre punte piccole, veloci, come te, Giovinco, via di lì? Allora, noi le palle gol le creiamo, anche parecchie, non siamo stati concreti al momento di fare gol, ma le palle gol ce le creiamo, noi stiamo facendo un buon gioco in queste ultime partite, per cui dobbiamo continuare così. Sappiamo che la classifica non ci aiuta molto, per cui dobbiamo stare molto attenti e andremo a vedere il risultato. Un'ultima cosa che però non c'entra niente sul calcio, è una mia curiosità. Tu sei cileno, il Cile sta attraversando da mesi un periodo difficile, tanti tuoi coetanei, ragazzi giovani stanno scendendo in piazza per chiedere maggiori condizioni economiche, insomma più giuste, una redistribuzione della ricchezza. Tu ti senti solidale magari con tanti tuoi coetanei, come vivi? Sono tanti anni che vivi lontano dal Cile, però come vivi questa situazione del tuo paese? Come dici tu, sono molto lontano, io da 13 anni che vivo fuori dal mio paese, per cui non mi sento di dare una opinione su questo momento, su questa situazione, per cui spero non dare la mia opinione. Grazie.